Questo è lo schema di una macchina termica, in particolare di una macchina a vapore, e anche lo schema di una centrale termoelettrica. Riconosciamo i tre ambienti principali separati: la caldaia, il luogo dove viene prodotto il lavoro meccanico, quindi dove avviene il movimento, e il condensatore. Cominciamo dalla caldaia: viene bruciato un combustibile che fa vaporizzare l'acqua liquida in vapore, vapore caldo ad alta pressione che giunge nel cilindro dove c'è un pistone o una turbina. Quindi il vapore compie lavoro spingendo questo pistone oppure facendo ruotare la turbina. Qui è il luogo dove si produce il lavoro meccanico, il cilindro. Il vapore, dopo che ha compiuto questo lavoro, però ha perso pressione, e quindi è un vapore cosiddetto esausto. Questo vapore esausto viene mandato nel condensatore, dove viene fatto condensare in acqua liquida, poiché il condensatore si trova in un ambiente freddo, che favorisce la condensazione del vapore esausto in acqua liquida. Quest'acqua liquida viene quindi mandata in circolo attraverso una pompa in modo da essere rinviata di nuovo alla caldaia. Quindi è un circuito dove il fluido operante è l'acqua, che passa dallo stato liquido a vapore, liquido, vapore, liquido, vapore in continuazione. La macchina termica assorbe calore e lo trasforma in lavoro, mettendo in movimento un sistema meccanico. Quindi assorbe calore prodotto dal bruciamento di questo combustibile e lo trasforma in lavoro dentro questo cilindro, il lavoro meccanico. La macchina termica funziona in modo ciclico e produce lavoro con continuità. L'elemento fondamentale è il fluido operante, che viene trasformato dallo stato liquido a quello di vapore e viceversa. Come fluido si utilizza l'acqua distillata. Questo fluido attraversa i tre ambienti: caldaia, sistema meccanico, dove viene compiuto il lavoro, c'è la turbina o il pistone mobile, e il condensatore, i tre ambienti che abbiamo appena visto. Nella caldaia l'acqua distillata viene riscaldata e fatta vaporizzare. Il vapore surriscaldato ad alta pressione viene diretto attraverso il sistema mobile, cioè, come abbiamo detto prima, un sistema dove c'è un pistone o una turbina. Il vapore mette in rotazione le turbine e produce lavoro meccanico. Poi viene mandato a raffreddare nel condensatore e diventa di nuovo acqua liquida. Poi torna alla caldaia, disponibile per iniziare un nuovo ciclo di riscaldamento, come abbiamo detto prima. Le moderne centrali termoelettriche funzionano nello stesso modo. L'importante è che siano termoelettriche, cioè che devono bruciare qualche combustibile per produrre calore. Si differenziano per il tipo di combustibile che viene bruciato: carbone, metano, gas naturale, olio combustibile, biomasse, urano e plutonio. Le centrali idroelettriche, paleoliche, celle solari e così via non sono centrali termoelettriche perché non si produce calore, cioè non si brucia nessun combustibile.